chiedersi come Buongiorno a tutti, benvenuti anche quest'anno alla presentazione della Carognese, della prima squadra, stagione 2019-2020, praticamente quasi tutto rinnovato. Allora, non c'è il presidente Augusto Rena perché è impegnato lavorativamente, comunque passerò subito la parola a Roberto Fici che è il nostro amministratore delegato in modo tale che vi spiegherà anche perché non c'è presidente. A questo tavolo sono seduti appunto Roberto Fici che è l'amministratore delegato, devo guardare perché non mi ricordo più i nomi ovviamente, Raffaele Ferrara che è il direttore sportivo, Giuseppe Pirola, vicepresidente con delega alla prima squadra, Roberto Gatti, allenatore, Fabrizio Volonté, vicepresidente, Angelo Volonté, scusate, e Luca Vanini, direttore generale. Passo subito la parola a Roberto Fici. Allora. Buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati ai pochi che erano già con noi l'anno scorso e naturalmente un in bocca al lupo a tutti per la stagione che andremo ad affrontare. Il presidente conta di venire almeno a dare un saluto al gruppo perché doveva chiudere ieri sera una riunione di lavoro per una società del gruppo e invece si è portata purtroppo anche stamattina con dei dettagli di chiusura. E non siamo certi che arrivi, però se avrà 10 minuti si farà sicuramente vedere e sappiamo già che cosa ci dirà. Il nostro presidente interessa una cosa sola, vincere. Tutto. Non solo il presidente. Soprattutto il presidente, è logico che poi tutti i collaboratori suoi, consiglio, tutto, non può far altro che assecondare e la sua, diciamo, la sua aspettativa. Per quanto mi riguarda posso dire una cosa, che quest'anno è un anno molto importante per noi, tutto il gruppo del Consiglio ha lavorato per cercare di fare una ripartenza nel vero senso della parola, un l'inserimento di oltre che di giocatori anche staff e quant'altro di livello e professionalmente molto preparati, per cui ci aspettiamo da questa annata una crescita ancora di più rispetto agli anni scorsi per arrivare il più vicino possibile, se non raggiungerlo, l'obiettivo che non dico ma che tutti sanno qual è. Altra cosa posso aggiungere? Come avete già visto, noi abbiamo uno stadio che non ha nulla da invidiare, diciamo, a nessun altro stadio della zona, praticamente nuovo, lo dico per quelli che sono appena arrivati, e stiamo lavorando per ampliare il centro sportivo con altri due campi e gli spogliatoi per fare in modo che tutta la Carognese, anche il settore giovanile, i cucini che già fanno allenamenti sul campetto piccolo che avete visto, entrino a far parte di questa struttura. Devo dire che l'amministrazione comunale è al nostro fianco e credo che mai come quest'anno intendo l'anno calcistico, perché oramai con l'amministrazione comunale a dicembre è già arrivato quasi, però entro dicembre potremmo avere delle indicazioni precise su tempistica e quando questo centro sarà pronto. Siamo molto fiduciosi di questo. Io lascio poi la parola al vicepresidente Pirola, che illustrerà quello che è la stagione sportiva dell'anno 2019-2020. In bocca al lupo ancora. Buongiorno a tutti e bentrovati. Sono convinto che il cavaliere Augusto Rena, anche se non è qui presente, ma spera di arrivare, avrebbe sicuramente potuto dare a tutti noi, compreso al sottoscritto, quella
sostanza, quell'indirizzo che poi personalmente mi ha portato a seguire la Caronese, questo è il mio terzo anno, quindi per me è il mio sale, nel senso che mi stimola, mi dà la possibilità di poter credere in questo progetto e quindi sono ancora qui a raccontarvi la mia terza stagione a Caronese, proprio perché sono motivato da chi guida questa società da tanti anni e che trasferisce a me, a tutti, il verbo, che è quello poi di giocare al calcio, di avere tanti bambini, ma con la prospettiva di portare una squadra del nostro paese, la Caronese, nei professionisti. L'amministratore delegato ha già raccontato il nostro percorso. Io cosa posso dire? Ringrazio il direttore sportivo Ferrara, il quale dal primo incontro che abbiamo fatto, poi ce ne sono stati tanti perché si è fatto corteggiare parecchio, mi ha seguito un po' gli indirizzi che mi sono sforzato e vogliamo dare, diciamo, in questi anni alla Caronese, che per essere vincente, che lo deve essere, deve poi seguire gli indirizzi. Quello che mi fa un po' arrabbiare è che quando facciamo il roster dai collaboratori in giù, comunque ci deve essere una linea guida della società, e la linea guida sportiva, che come è stato detto nella prima squadra è stata delegata a me, mi sono preso la responsabilità ma anche la convinzione di dare in mano il progetto sportivo a una persona che, devo dire, sa tanto di calcio, ma sapere tanto di calcio è anche sapere ascoltare che cosa voleva fare la società. Quindi racconto questo aneddoto per fare il mio intervento. Quando ci siamo visti gli ho detto: è ovvio che dobbiamo vincere, Ferrara è una persona vincente, l'ha dimostrato la sua carriera che parla, però noi a Carollo avevamo bisogno di seguire certi indirizzi che lui, la prima volta mi ha guardato un po' strano, la seconda volta un po' di meno, e poi quella benedetta sera ha detto: Pirola, ci sto. Intanto la programmazione, quindi per poter iniziare un nuovo percorso bisogna programmare, e quindi la prima cosa che... La seconda è di avere una squadra che ha un po' di DNA della Caronese, della cantera, quindi cercare di continuare quel percorso che si è già incominciato, ma che non voglio che non vorrei che si fermasse, di portare i nostri ragazzi a poter giocare degli amichevoli, diciamo in prima squadra, poter trovare dei talenti anche intorno alla nostra zona, ma è un concetto che ho voluto portare di nazionalizzazione, perché non è che noi dobbiamo pescare solo il girone A, il girone B, cioè la lungimiranza di Ferrara riconosce il calcio in tutta Italia, e quindi la disponibilità a seguire un progetto. Noi l'anno scorso abbiamo preso un residence in centro a Salorno per i ragazzi che devono continuare a studiare, che devono fare un percorso. È una scelta che la società ha sposato dal punto di vista economico, ringrazio, perché è un impegno, però questo ci dà la possibilità di portare anche dei ragazzi che arrivano da tutta Italia per poter giocare anche a calcio sempre giovani. L'altro è l'esperienza, quindi avete visto il roster, ci sono degli elementi di qualità che hanno fatto anche delle serie più alte, diciamo, della serie D, e ha detto di sì, quindi ha confezionato una squadra a seconda degli indirizzi che gli abbiamo dato. Il terzo non l'ha chiesto lui, ma mi ripeto quello che ha detto l'amministratore delegato Roberto Uffici: noi senza la nostra casa non andiamo da nessuna parte. I lavori sono in work in progress, ma come dicevo, l'amministrazione comunale, scusate, ci ha dato piena disponibilità, anche ci ha dato delle date, cioè meglio non dire per le disattese, però diciamo in un timing che da qui alla prossima stagione, se ci impegniamo tutti, potremo avere la nostra casa. La nostra casa è importante per poter fare quel processo di salire in categoria e andare nei professionisti. Questa è un po' la mission. Poi io sono anche molto, diciamo, ascolto molto le persone, quindi se io la mia scelta, senza ricoprirlo di tante responsabilità, è stata meditata e ho fiducia nel direttore sportivo, e lui mi deve dare atto che magari gli rompo meno le balle, però siamo aggiornati
e stiamo seguendo una linea che secondo me, anzi ne sono convinto, ci potrà dare quelle soddisfazioni che stiamo programmando tutti assieme, tifosi, staff, giornalisti. E adesso io mi sento di passare la parola al nostro allenatore e faccio un augurio di bocca al lupo a tutti noi perché sia una stagione fantastica. Grazie a tutti. Intanto un saluto a tutti anche da parte mia. Allenare questa squadra, questi colori, è veramente una grande soddisfazione, perché il direttore mi ha chiamato, sono rimasto molto contento perché è una grossa possibilità. Ma soprattutto mi riallaccio al fatto che il vicepresidente ha parlato di avere una casa, di avere un'identità, praticamente. Una grande identità. Se come squadra riusciamo ad avere un'identità diventiamo molto più forti. Perciò davvero avere una casa nostra, siamo davvero nostro in squadra, ma in tutta la società, è una grandissima forza e una spinta in più che può aiutare, che può aiutare tutti a diventare più competitivi. È normale che se si arriva a allenare a Caronno, si sa che bisogna fare dei risultati, che dobbiamo vincere è la continuazione di quello che stiamo facendo adesso in allenamento, perché il lavoro calcistico può portare ad avere dei buoni risultati nel campo, che è quello che si aspetta un po' tutti. Ma io ci tengo davvero a dire che per essere una squadra importante, una squadra competitiva, dobbiamo avere un identità molto forte. Sono agevolato in questo lavoro perché i giocatori che ha portato il direttore sono giocatori importanti. È chiaro che i protagonisti poi sono loro che vanno sul campo e dimostreranno di essere adatti a questi colori, a questo rosso-blu che sicuramente ha voglia di crescere, come tutta la società continua a lavorare stagione dopo stagione per diventare sempre più una realtà. E anche la caratteristica di avere giocatori che arrivano anche da fuori sicuramente può essere un valore aggiunto. Dopo, oltre al valore aggiunto dei giocatori che arrivano da fuori, i fatti in casa sono qualcosa di speciale. Più una società è capace di creare giocatori, e più nel futuro diventa forte. Io sono davvero convinto di questa cosa. Pertanto anche lavorare nel giovanile con lungimiranza porta sicuramente a dei risultati molto importanti per quello che riguarda anche la vita. Per questo, queste quattro parole penso che servono a cominciare a guardare in là, e sicuramente l'impegno non verrà mai a meno. Cercheremo sempre di fare il massimo per questo. Per chi non lo conoscesse, passiamo la parola al direttore. Raffaele Ferrara. Buongiorno a tutti. Mi collega al discorso che ha fatto prima il vicepresidente Pirola, nel senso che io in Serie D è il primo anno che affronto un'avventura in Serie D, e negli ultimi 7-8 anni ho fatto sempre la Lega 3. Non ne faccio mai una questione di categoria, ma secondo me di persone e di progetto. Quindi è vero che mi ha corteggiato un po', però poi alla fine non ho fatto niente, ho fatto la vincita di perché. Un progetto sicuramente importante e sano. Avevamo dopo due incontri le stesse idee, come impostare la squadra, come riorganizzare un po' la Caronese. Questo non vuol dire che prima la Caronese era disorganizzata, cioè ricordiamoci che negli ultimi anni ha sempre fatto il piano. Però abbiamo cambiato, diciamo, un po' l'aspetto della squadra, l'età media è sicuramente bassa, perché anche gli over che abbiamo scelto sono ragazzi abbastanza giovani che hanno ancora ambizione per arrivare. Abbiamo tenuto sicuramente quei 4-5 ragazzi giovani del settore giovanile che vanno inseriti con calma e senza fretta nella prima squadra. Abbiamo tenuto il capitano, che penso che sia un giocatore che sposa sicuramente questo tipo di progetto. E poi abbiamo preso questi over, chiamiamolo, che io conoscevo perché ho seguito sempre sia la Serie D che la Lega Pro, per integrarli nel progetto. Sicuramente anche numericamente abbiamo ancora il margine per fare qualcosina, se riterrà che il campo ci darà risposta di fare qualcosina, penso che la società, la proprietà, non si tirerà indietro per
per fare qualcosa. Però questo lo valuteremo con calma, come abbiamo fatto la squadra, con calma, senza farci prendere di fretta dal mercato e dalla smania di prendere subito i giocatori che avevamo in mente, ma piano piano abbiamo, diciamo, raggiunto quasi tutti gli obiettivi che avevo in mente, quasi tutti, perché sempre tutto non si riesce, purtroppo qualcosa scappa sempre. E come qualcosa magari sbagliamo, perché io ricordo una cosa, che chi lavora sbaglia, nel calcio chi decide sbaglia, il più bravo è quello che sbaglia di meno, poi sbaglia anche lui. Quindi sull'aspetto della società penso di essere arrivato in una società di serie D, una delle più serie sicuramente della Lombardia, come persone e come società, e come le persone che, diciamo, tutto il consiglio, il cavaliere Vena, quindi questa è la grande soddisfazione, spero con tutto il cuore di ottenere quello che abbiamo in mente, quindi mi si dice che speriamo assieme nell'arco costruire, diciamo, il primo anno la forza del gruppo, e poi se c'è bisogno, se ci sarà bisogno, nel secondo di finire il lavoro che abbiamo iniziato nel gruppo. Vi ringrazio a tutti, auguro a tutti i giocatori, come ho già detto, buon lavoro, massimo impegno e soprattutto rispetto per la maglia della Carolina. Il rispetto. Quando c'è rispetto c'è tutto. Prima di lasciare le domande ai nostri amici giornalisti, volevo ufficializzare le amichevoli che sono già state ufficializzate dalla Carognese. Sono domenica alle ore 19 Varesina Carognese, mercoledì alle ore 19 Carognese Castellanzese, sabato 10 agosto alle 19 Carognese Balerna, che è una formazione svizzera, e dovrebbe essere mercoledì 20 agosto alle ore 19 Carognese Vergiatese. Vi ricordo sempre ai giornalisti che da oggi è aperta la campagna abbonamenti, che sarà tutta veicolata sui nostri media, quindi se potete dare anche spazio a questa notizia. Avviso la squadra che dopo le domande dei giornalisti e prima del buffet ci sposteremo all'esterno per fare foto, interviste eccetera, e ora do la parola ai giornalisti. Dottorato Tutto Sport, buongiorno, ci vediamo oramai da anni. Quest'anno penso che sia un po' l'anno cruciale. Prima abbiamo visto tante facce nuove e soprattutto abbiamo visto tanti giocatori di un certo spessore, no? Che vogliamo essere riverenti su quelli che c'erano prima, però credo che c'è stata una campagna acquisti anche un po' sotto traccia, il direttore non ci ha mai detto quasi nulla. E l'obiettivo è come al solito primeggiare. Cosa vi aspettate al di là dei risultati, anche l'apporto della città, che insomma Carone è piccolina, però mi pare che quando la squadra va bene anche il pubblico risponde. A chi? Se non sbaglio siamo sui 20.000 abitanti a Carone. È ovvio che quando vinci aiuta l'entusiasmo, diciamo, arriva. Anche questo è un percorso che stiamo facendo assieme. Qua saluto anche gli amici, diciamo, di Ediman, saluto anche il nostro Volonté, Vicio, che insieme alla sua squadra fa conoscere sempre di più anche magari le cose buone che abbiamo fatto. Quindi solo mettendo anche in relazione, oltre ai risultati, un po' la cittadinanza, io credo che la gente poi viene allo stadio. Io devo dire che in questi ultimi due anni che l'ho seguita, a parte qualche, diciamo, partita perché faceva freddo, però devo dire con gradimento che la squadra è nel cuore, diciamo, dei carognesi. Vincere aiuta a vincere, quindi lei ha ragione nel dire che abbiamo fatto un buon percorso anche tecnico, l'obiettivo è anche quello. Ecco, mistero direttore, di fatto quest'anno forse è il primo vero mercato un po', la Caronese guarda anche un pochino all'esterno, diciamo, come diceva prima anche il Roberto Fici all'esterno della Lombardia. Quanto sarà importante poi il lavoro di questo mese, e se appunto i giocatori che arrivano da fuori dovranno veramente integrarsi a un calcio magari differente, oppure se il calcio è uguale dappertutto, diciamo così, e quindi partite subito, partite subito forte. Riguardo al,
al discorso lavorativo sul campo, poi passiamo al ministro. Io dico che secondo me la cosa importante in questa categoria, a parte diciamo, i giocatori da fuori, non sempre diciamo, nel girone A, girone B, tanto per intenderci, sono sicuramente tra virgolette ambiti da tutti, questa è la difficoltà. La cosa positiva è che a Carollo vengono volentieri tutti, quindi non è che, a parte qualche trattativa che è stata un po' più lunga, io penso che non si è fatto diciamo, particolarmente fatica nel raggiungere gli obiettivi. Penso che i giocatori di calcio bravi, indipendentemente da dove arrivano, si amalgamano in fretta. Quando ho iniziato la mia piccola storia da direttore del settore giovanile, c'era il presidente che mi diceva: se metti 10 bambini, 11 bambini bravi, tutti bravi tra di loro, gli butti un pallone, anche l'allenatore scarso, qualcosa di buono viene fuori. Quindi io penso che poi più si alza l'asticella, quindi stiamo parlando di giocatori che hanno già fatto campionati di Serie B e Serie C, più dovrebbe essere facile. Poi condivido in parte questo discorso, perché poi penso che noi abbiamo l'allenatore giusto per giocare con questa media età di questa squadra. È l'allenatore giusto che riesce ad amalgamare una squadra di media, io dico giusta di età, non bassa. Gli altri dicono bassa perché hanno paura di giocare con i giovani. Io dico che è giusta, non bassa. Allora, questa domanda, se i giocatori sono nuovi e arrivano da lontano, se bisogna essere pronti alla prima partita, la risposta è sì, dobbiamo essere pronti alla prima partita, non alla quinta o alla settima. E credo di avere dei ragazzi intelligenti e soprattutto dei buoni calciatori, dei buoni professionisti, e hanno voglia di essere pronti alla prima partita. E credo che il pensiero di tutti, e penso che anche la scelta del direttore, di prendere giocatori con grandi motivazioni, che vogliono far bene quest'anno e vogliono far bene anche dopo, e che qualcuno non ha voglia di accontentarsi, che non gli basta fare la Serie D, che deve giocare nella categoria sopra, e se no magari qualche volta uno ha perso un treno vuole riprenderlo. E la motivazione dei giocatori, quella dell'allenatore, di tutta la società, deve essere la forza, deve essere quello che ci spinge a far sì che questo gap di essere comunque tutti nuovi venga ridotto molto, e per quanto essere pronti alla prima partita. Classica domanda sul girone, l'anno scorso girone B, per chi vuole primeggiare, girone A, girone B, storicamente è una pescata importante. Ecco, cosa è importante dall'anno scorso, visto che c'erano nel girone B magari 5 squadre che potevano stare in alto, nel girone A si è visto com'è andata, e quali sono le prospettive di quest'anno, che idee avete, che sensazioni avete? Non so, Pirola che c'era l'anno scorso. Ma che felice, sì. Sicuramente siamo stati attenti. Ci teniamo anche noi diciamo, a questa situazione qua, perché non dimentichiamoci che un altro diciamo, paletto del nostro percorso è comunque che abbiamo il nostro budget, quindi cucinare con gli ingredienti che abbiamo, quindi non riteniamo opportuno sbudgetizzare per volere a tutti i costi arrivare con una squadra che magari ha il doppio del valore per forza vince. Ne ha vinta una sola l'anno scorso e così non è stato. È ovvio che siamo andati un po' in difficoltà in un girone dove era un po' più complicato per questo tipo di fattore. Noi, senza nessun tipo di vergogna, abbiamo fatto l'iscrizione e abbiamo chiesto in maniera educata di poter tornare a giocare nel girone A, ma motivandolo anche non solo su una questione tecnica, è una questione anche di sponsorizzazione. E questo è un altro percorso che stiamo facendo. Noi non giochiamo, i nostri sponsor sono un po' più locali, non sono nazionali. Quindi il girone A fa sì anche che visibilità. Bravissimo, la visibilità anche degli sponsor, che è un altro dei problemi della Serie D. È anche quella, praticamente ci stiamo lavorando, perché uno deve investire in sponsorizzazione nella Caronnese. Lo deve fare perché deve avere un ritorno di visibilità. Se ci mandano, con tutto rispetto, a giocare sempre a Verona, a Mantova, questo principio di territorialità viene a mancare, ed è la giustificazione anche
che abbiamo dato, oltre a tornare nel girone che credo che da sempre diciamo abbiamo fatto. Credo nella onestà intellettuale dei vertici della Lega che ci hanno ascoltato, e quindi sono fiducioso, molto fiducioso, perché possono recepire la nostra criticità costruttiva. Sono altre domande? No, quindi chiedo alla squadra. No, facciamo parlare al capitano, ha battuto il capitano, abbiamo una squadra così rinnovata, ci sembra giusto. Ci sembra giusto. Federico, vieni qua. Vieni qua Federico, dai. Sembra giusto, è la bandiera di sta squadra. In Italia chi sta 11-12 anni in una squadra? Ma no. Abbiamo fatto di tutto per evitare un pelo che. Abbiamo fatto di tutto per evitarti. Buongiorno a tutti, innanzitutto, ben ritrovati. Yes. Ditemi. No, domanda. Una domanda, oramai sei il cuore è rosso-blu e il sangue è rosso-blu, tuo sangue, no? Non è? Ormai sì. Però c'ho sempre, manca sempre un tassello per fare. Facciamo sempre 30, manca sempre il 31. E questi nuovi, questo impatto, lo spogliatoio. Sì, sicuramente i ragazzi stanno lavorando bene, stiamo lavorando bene e stanno integrando in questa realtà familiare, mi viene da dire, perché ormai la considero una famiglia, però ben arrivati a tutti. E niente, però ripeto, mi manca sempre un tassello e spero che mi diano una mano a coronare per me veramente un sogno. Fare un anno da professionista, anche solo uno, basta uno fatto bene, in Serie C con la maglia carlonese sarebbe un sogno, perché poi la realtà è quella, quindi mancano ancora poche cartucce da sparare e basta. Grazie a voi. La 12esima. Quindi adesso mandiamo la squadra e i giornalisti fuori, e no, che è lo stato tutti, per fare la foto e le interviste. Ciao di là. Mettetevi in gruppo, così mi fanno un po' di cose. Stimo! Andate verso di là, infatti col verde. Passeggiamo? Sì, sì, andate fuori di là. Dobbiamo ancora fare. No, perché devo fare la settimana, ma ne ho fatto questo numero. È il prossimo. E poi vado via e gli devo andare qui. Io ho imparato che si fa sui giorni di stampo quando finisce. Comanda chiamo tu qua. Vabbè, la video come hai? Ce l'abbiamo. Cercate di stringervi. Dai, prendi l'interviva. Non abbracciare, mani dietro la cosa a poco. Eccomi, bravi. Bravi. Chi è che manca?
Grazie. Ok. Posto. Casmai lo staff, grazie. No. È brutta. Mi fa un piacere di entrare con la tua vita. Ti daremo qua, di qua, con il collo.